Ci sono i lupi, evocati o studiati, c'è il morbido e allo stesso tempo aspro paesaggio dei Monti d'Abruzzo, c'è un regista di Sulmona e degli interpreti, anch'essi abruzzesi. Eppure il film Madre Notturna riesce ad evadere sia nelle intenzioni che nel risultato dal rischio angusto dei confini regionali. Intanto per la storia, inusitata, da thriller quasi horror, e poi per la partecipazione coraggiosa a competizioni di caratura nazionale e finanche mondiale. Madre Notturna, l'ultimo del regista Daniele Campea, ha vinto l'Anello d'Oro al Ravenna Nightmare Film Fest, un festival cinematografico internazionale dedicato al cinema di genere horror e fantastico. Il film di Campea, che ha preso corpo nei giorni più bui della pandemia, affronta il tema della salute mentale, filtrandolo attraverso una narrazione che è anche incubo. Agnese, studiosa di lupi, torna a casa dalla sua famiglia dopo un lungo ricovero in un istituto psichiatrico. La figlia, Arianna, è un'adolescente introversa e con la madre ha un rapporto difficile. Il marito, Riccardo, medico, cerca come può di tenere unito il nucleo familiare, ma l'imponderabile notturno scombina anche i propositi migliori. Nella casa, circondata dal bosco, affiorano i fantasmi del passato. Daniele Campea, nato nel 1982, utilizza la follia come chiave d'accesso all'universo del perturbante. Gioca con i simboli della licantropia, la luna, la notte, l'inquietudine, soprattutto interiore. Il film è stato girato interamente in Abruzzo, tra Popoli, Sulmona e Raiano. Abruzzese anche il cast. Tra gli interpreti Susanna Costaglione, Edoardo Oliva e Vincenzo Mambella, attori di solida formazione teatrale. Madre Notturna sarà proiettato a Pescara in una serata evento della Fondazione Pescara Abruzzo che si terrà mercoledì 8 febbraio al Cinema Teatro Massimo alle ore 21.